Bene, carissimi amici, siamo a una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato ai vizi e alle virtù e stiamo trattando la bellissima, importantissima, la più grande delle virtù, che è la carità, quella che ci rende più simili a Dio e quella che ci fa vivere l'anticamera del paradiso. Abbiamo già visto la volta scorsa, stiamo iniziando questo nostro excursus con la doverosa esegesi dell'inno alla carità di San Paolo Apostolo, che è una delle pagine più belle e una delle presentazioni più esaurienti, più esaustive anche della carità, un grandissimo volo di Gabbiano. Certamente poi ci metteremo come sempre alla scuola in ascolto di San Tommaso d'Aquino, per cogliere alcuni tratti caratteristici di questa virtù teologale, però qui già stiamo parecchio alti. Abbiamo già visto la volta scorsa che qui, quando si parla di carità, si parla anzitutto del nostro rapporto con Dio, anzitutto, e solo subordinatamente di quello che attiene al rapporto con il prossimo. Quindi, quando sentiamo parlare di carità, noi dobbiamo abituarci a fare questo cambio, come dire, di orizzonte mentale, cioè di non passare subito all'amore del prossimo, no? Diciamo anche comunemente, ho mancato di carità. Per carità, verissimo questo qui, e le mancanze di carità, come dire, feriscono molto i cuori di Gesù e di Maria, dobbiamo fare sempre molta molta attenzione, non ci piove su questo. Ecco, però dobbiamo proprio entrare che caritas in latino e agape in greco non è l'equivalente della nostra versione corrente, ecco, di carità, che appunto viene sempre intesa come un movimento orizzontale, d'accordo? E quindi una bontà, una misericordia, una compassione delle miserie del prossimo, che è una dimensione molto specifica, tra l'altro, ma non è certamente né quella principale, né tantomeno esaurisce il discorso sulla carità. Per una felice Dio incidenza, lo notavo anche ieri, ecco perché ieri ho fatto una delle omelie domenicali sull'inno alla carità, perché c'era questa felice, questa singolare Dio incidenza, no? Dico, Civicchia, sto facendo l'esegesi dell'inno alla carità e la liturgia presenta questa stessa lettura alla messa domenicale, quindi solo che durante una messa domenicale, 15 minuti di omelia soltanto per un attributo della carità riferentesi poi ai rapporti con Dio, no? Speriamo di non essere anche qui così tanto prolissi, se no ci vogliono 5-6 puntate per fare l'esegesi di tutta quanta questa bellissima pagina paolina. Allora, la volta scorsa abbiamo visto i primi tre attributi della carità, cioè la carità è paziente, o adesso la CEI traduce con una nuova traduzione magnanima, sì, macrociumeo, si può, ma abbiamo visto bene che significa. Pazienza è tradotto dalla Vulgata Patiens, è una traduzione che sembra più consona. Benevola, benigna, cresteuetai, e abbiamo anche questo visto la volta scorsa, ci siamo fermati a non è invidiosa, non emulatur, in latino uzeloi in greco. Dobbiamo riprendere dal non agit perperam, in greco è proprio u perpereuetai. Questa parola greca significa letteralmente proprio vantarsi, darsi arie, ecco. To boast in inglese, oppure to brag. Quindi è l'atteggiamento di chi appunto si vanta davanti a Dio. Attenzione, quindi teniamo sempre presente che il termine di riferimento, quindi non è il borioso davanti al prossimo, no? Quindi è lo spaccone, quello che si dà le arie, che sono così tanto antipatici quelli che fanno così, no? Ma quello che si vanta davanti a Dio, chi ci fa pensare a una cosa di questo genere? Ecco, sembra di vedere subito la parabola evangelica del fariseo e del pubblicano, giusto?
Attenzione che il vantarsi, a differenza dell'attributo che segue, non è un dire cose false, no, è dire cose vere, d'accordo? Ma è come le dici, è perché le dici e in che senso le dici. Diciamo che tra il quarto e il quinto attributo della carità, quindi non si vanta e non si gonfia, invece il gonfiarsi, capiamo subito, no? Intercorre una differenza simile tra la maldicenza e la calunnia. Quando uno fa una maldicenza, non è che dice cose false del prossimo, può darsi anche che dica cose vere, cioè quindi che rivela malefatte reali. Ma è il perché le dice che ne determina poi la malizia. Perché se uno le dice allo scopo di gettare fango sul prossimo, screditarlo agli occhi altrui per risentimento e per odio, pecca, anche se dice cose vere. Allora, perché questo ti dico questo? Perché il fariseo, quando è andato davanti al Signore nel Tempio a dire: guarda, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, io digiuno 2 volte alla settimana, pago le decime, cerco di osservare la legge, eccetera, eccetera. Però non è che stava dicendo cose false. Presumibilmente i digiuni li faceva, presumibilmente le decime le pagava. Ma vuoi vantarti davanti a Dio? Vuoi farti grande davanti a Dio? Vuoi farti bello davanti a Dio? Noi davanti a Dio non possiamo farci belli. Noi davanti a Dio dobbiamo farci piccoli, non possiamo farci belli, perché il vanto è colui che, come dire, attribuisce a se stessi i propri meriti. Diciamo anche nel parlare comune, quando qualcuno vanta dei crediti. Quindi, se tu potessi vantarti davanti a Dio, vorrebbe dire che Dio sarebbe debitore nei tuoi confronti e tu saresti creditore nei suoi confronti. Dico, ma stiamo scherzando? Ora, è vero che Dio ci concede dei meriti, qui si apre tutta la questione teologica, ma i meriti che Dio ci concede perché ce li vuole concedere, d'accordo? Non sono meriti in senso stretto, perché noi da noi stessi siamo nulla. Capito perché dobbiamo farci piccoli, piccoli, piccoli davanti a Dio? Dio ci ha creato dal nulla. Dio ci mantiene nell'essere. Dio ci dà tutto quello che è necessario alla nostra vita materiale e spirituale. Noi non potremmo fare, come dice Gesù nel Vangelo, nulla di minimamente buono e meritorio se non avessimo noi la grazia di Dio. E anche se dovessimo fare qualche cosa di decente, non ce ne possiamo appropriare come se noi ne fossimo la causa. E non dobbiamo mai perdere la coscienza, e su questo, insomma, il grande San Luigi Maria Grignon da Monforte, quando spiega l'importanza della consacrazione totus tuus, cioè, tu fai qualcosa di buono, ma quel qualcosa sicuramente agli occhi di Dio non è perfetto. Nelle cose buone, anche nelle cose sante, è quasi impossibile, a meno che non abbiamo raggiunto un alto grado di perfezione, molto alto, che non è una cosa ordinaria ovviamente, che quella cosa pur buona non abbia però davanti a Dio delle macchie, no? Perché magari c'era una segreta intenzione di piacere alle creature, di sentirsi dire bravi, di averne un contraccambio, di cercare in qualche modo la nostra utilità, il nostro tornaconto. Se uno è onesto con se stesso e si guarda bene, non ci abbiamo niente di cui vantarsi. Il segreto della Madonna, lo sappiamo bene, è che lei era piccola, ha guardato l'umiltà della sua serva. Il contrario del vanto è la tapeinosis. Quindi, io sono consapevole e mi sento e so di essere un nulla. Un nulla che ha bisogno di essere riempito del tutto. E che quindi, che cosa?
Qual è proprio la quintessenza della Madonna? Dove la troviamo? Nel Magnificat, no? Magnificat in latino significa letteralmente fare grande. L'anima mia magnifica il Signore. Non mi faccio grande io, non mi vanto io. Faccio grande Lui. Perché tutto quello che sono, che ho e che faccio viene da Lui. Non c'è niente di mio. Questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere dinanzi a Dio. Quando avremo questo atteggiamento dinanzi a Dio, è chiaro che poi non faremo davanti al prossimo gli sparoni, gli spacconi, quelli che si vantano, quelli che stanno sempre a parlare bene di se stessi. Io ho fatto questo, io ho fatto questo, io ho fatto questo, io ho fatto questo, io ho fatto questo. Sempre cercando, come dire, di evidenziare, e attenzione, sapete perché le persone che si vantano fanno queste cose? Cioè, si rendono antipatiche, ma da un punto di vista psicologico non voglio assolutamente entrare in campi che non sono di mia competenza, ma perché le persone si vantano, secondo voi, amici e amiche? Le persone si vantano, quindi sottolineano le proprie cose positive, per averne affetto, per averne riconoscimento, per averne stima. Cercano amore, cercano gratificazione, ma ancora, se tu conosci l'amore di Dio, non cerchi la gratificazione del prossimo. Anzi, se qualcuno pensa un po' troppo bene di te, ti addolori. Non soltanto che tu cerchi di smontare queste cose, ma ti dispiaci perché non è vero, d'accordo? Non è vero che si possa pensare bene di noi. E quello che ti importa di più è quello che pensa Dio di te. Volesse il cielo che Dio pensasse un po' bene di noi, certamente guardando ai doni che ci ha fatto e non ai nostri inesistenti meriti. E tappandosi gli occhi dinanzi alle imperfezioni che comunque noi commettiamo. Dobbiamo pensare che davanti a Dio siamo come, mi pare di averlo detto forse la volta scorsa, chiedo scusa se è una ripetizione, no? Avete visto i bambini che imparano a disegnare e fanno degli sgorbi che non finiscono mai, che poi riportano ai genitori, no? Magari fanno il ritratto della mamma o del papà, no? Quindi fanno lo zeppetto con le cose, con la testolina e quattro peli che gli spuntano, no? Li porta e dice: mamma, mamma, papà, ti ho fatto il ritratto! E papà che dice: bello! Ma dice bello perché deve gratificare sto povero ragazzino, ma quello non è bello, non è mica un quadro di Caravaggio, insomma, no? Fa schifo, è un mostro, d'accordo? Però un bambino l'ha fatto con tanto amore, ha fatto del suo meglio. Ecco, noi pensiamo sempre che davanti a Dio siamo così, siamo proprio dei pasticcioni, ecco, degli imbrattatele. Siamo così. Ecco. E quando questo c'è, stiamo tranquilli che nessuno si vanta. Ecco. Poi, peggio ancora, non si gonfia. Non inflatur, bellissimo il termine latino, proprio inflatur, no? L'insufflare. In greco è fiusiutai, dal verbo fiusio, che significa proprio appunto gonfiarsi, proprio. Il gonfiarsi è ancora peggio, perché quello che non soltanto su cose che ha fatto, come dire, ci mette la matita rossa come se il merito dipendesse da sé, ma le esagera. Le esagera. E guardate che questa è una cosa diffusissima. Lo dicevo oggi nell'omelia della messa odierna. Quanta gente pensa, cioè è proprio il contrario con l'atteggiamento. Oggi c'era l'episodio molto edificante di Davide, perseguitato e umiliato,
umiliato proprio in maniera clamorosa da Simei il Beniaminita mentre stava scappando col capo coperto, a testa bassa e a piedi scalzi dalla persecuzione del figlio. Quello gliene va a dire un sacco una sporta. Abisai dice: senti un po', ma io gli vado a tagliare la testa a sto cane morto. Ma come si permette di trattare? Come si permette, attenzione, di trattare in questo modo? Davide, sa, Davide lo sgrida: che ho io in comune con voi, figli di Zeruia? Si ricorda quello che il Signore gli aveva detto per bocca del profeta Nathan e fa il bravo, si umilia, altro che gonfiarsi. E dicevo, quanta gente dinanzi alle partacce del prossimo, no? O alle avversità o alle persecuzioni, dice: ma io questo non me lo merito. Dai, io questo non me lo merito. Non te lo meriti, ma sei sicuro? Sei proprio sicuro? Quando noi riusciremo a dire con Santa Caterina da Siena davanti a Dio proprio queste parole, altro che gonfiarsi: io sono il nulla, più il peccato. Io non sono peggio del pubblicano, neanche degno di alzare gli occhi al cielo, perché io Don Leonardo, ahimè, lo dico con immenso dolore, ma purtroppo è la verità. Io sono l'assassino di Gesù, sono responsabile del suo sangue, per cui se dipendesse dalla giustizia a stretto senso, non merito nient'altro che l'inferno. E non solo, da me stesso sono incapace di compiere alcuna azione utile alla salvezza. Ricordiamocene queste tre cose, queste cinque cose. Nulla più il peccato, assassini di Gesù, meritiamo solo che l'inferno. E non siamo capaci di compiere alcuna azione utile alla salvezza. Questo dice la carità profonda, la carità autentica. L'amore di Dio. Santa Caterina chiamava l'umiltà, che ovviamente è contenuta in questi due attributi, no? Non si vanta e non si gonfia, la balia e la nutrice della carità. Prima cosa è non vantarsi e non gonfiarsi davanti a Dio, e poi ovviamente non vantarsi e non gonfiarsi anche davanti agli uomini, la vanagloria e la millanteria, no? Non soltanto quelli che si vantano, ma quelli che sparano, gonfiano imprese mirabolanti o cose di questo genere che non hanno mai fatto, insomma, no? Sempre per attrarre, per averne stima o considerazione o per elemosinare affetti dal prossimo. Ancora, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto. Oh, in greco è Askemonei, che sarebbe letteralmente non si comporta impropriamente, non manca di rispetto, sarebbe, potremmo anche tradurre, non è maleducata. E qui era questo l'oggetto dell'omelia di ieri, quindi sarei tentato di fare un rimando all'omelia di ieri, che si chiamava, mi sembra anzitutto, l'amore di Dio, perché per 15 minuti ho evidenziato una serie di maleducazioni nei confronti di nostro Signore. Nei confronti di nostro Signore. Un'anima che ama il Signore acquisisce tutta quanta una serie di delicatezze, sia nel rapporto personale con Gesù, sia nel rapporto, come dire, sacramentale e, la parola viene, come dire, un po' istituzionale con Gesù, cioè il nostro rapporto con Dio, se siamo educati o non educati, si vede per esempio come stiamo in chiesa, i santi, Padre Pio, anche io ho scritto qualcosa, scrivevano i Galatei del come si sta in chiesa. Oggi se noi ci guardiamo in giro c'è una maleducazione, ma nei confronti dell'Altissimo, proprio grossolana. Le chiese spesso e volentieri sono dei veri e propri mercati che
Cioè il mercato prima e dopo la celebrazione, ma anche chiunque entra, acchiappa, parla ad alta voce. Non parliamo poi quando si sta in una chiesa bellissima come quella in cui ho la grazia di stare, ma ovviamente è una chiesa turistica, proprio perché è bellissima. Quante se ne vedono? Cioè, che lotte puniche che bisogna fare per ottenere un minimo di cose, non soltanto dai turisti, ma anche dalle guide. Gente, maschi che entrano in chiesa col cappello, specialmente d'inverno, ma mica lo sanno, che dovrebbero saperlo, insomma. Un uomo in chiesa non può per nessun motivo stare a capo coperto. Le donne dovrebbero avere il capo coperto, tuttora adesso, ma gli uomini no. Telefoni che squillano, sapeste quante volte mi è successo, anche da parroco, specialmente quando ero a Borgo San Michele, una chiesetta piccolina, quindi... essendo una chiesetta piccolina, cioè tu dal presbiterio vedi e noti tutto. Ma sapete quanta gente durante la messa, per esempio, ecco, a ciancicare la gomma, il chewing gum, gnam 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 gnam, poi ci sta veramente al momento della comunione si tolgono il chewing gum dalla bocca. Guardate che queste cose sono successe davanti a me, eh. Vanno a fare la comunione e poi si rimettono la gomma in bocca. Adesso senza voler, cioè, ma che cosa, cioè, ma capiamo un attimo, no? Ma questo che, un'anima che fa così, che cosa pensa della comunione? Siamo la gente, per esempio, che arriva tardi in chiesa, no? Facendo una grave mancanza di riguardo nei confronti di nostro Signore, no? Cioè, non ho capito, ma se tu c'hai appuntamento che ti riceve il capo dello Stato, ma che arrivi in ritardo? Non so, insomma, no? Certo, ho avuto un incidente, sono rimasto fermo, per carità, no? È chiaro che... ma c'è gente che c'ha proprio il vezzo. Io, un parroco le sa queste cose qui, no? Quindi riconosci i parrocchiani. C'è gente che sistematicamente, se non sono passati 5 minuti dall'inizio, non entra in chiesa. Quindi questo è un vizio, ma è una grandissima cafonata, una grandissima maleducazione. Gente che sta in chiesa a gambe accavallate, gente che usa il cellulare, e non soltanto lo lascia squillare, ma si mette a messaggiare, cioè, anche durante la celebrazione, insomma, no? Cioè, ce ne sono veramente di tutti i colori. La carità non è maleducata. Soprattutto nei confronti di nostro Signore. Gente che entra in chiesa, qualcuno si fa ancora il segno della croce, ma qualcuno con la situazione della croce scaccia le mosche. Ma per esempio, l'adorazione dovuta a Gesù presente nel tabernacolo. Quando si entra in chiesa, si fa la genuflessione al tabernacolo. È un atto doveroso, non è un optional, una cosa riservata a preti e a suore, lo devono fare tutti, ebbene pure. Quando si passa davanti al tabernacolo, non si passa di lungo, cioè come se uno stesse passando davanti a chi? Se passi davanti al tabernacolo, ti genufletti un'altra una volta, due volte, tre volte, quattro volte, 50. Io ho visto gente passare davanti a Gesù Cristo esposto nell'Eucaristia. Passando di lungo, non so chi di voi sa altra cosa da Galateo, che quando Gesù è esposto nell'Eucaristia non si fa solo la genuflessione con un ginocchio solo, si portano a terra tutte e due le ginocchia e si fa l'inchino profondo dinanzi all'Eucaristia esposta, non semplicemente la genuflessione semplice. Quanta gente che dinanzi alla consacrazione sta in piedi come uno stoccafisso, vanno a fare la comunione e tornano apposta e si mettono seduti. Sì, adesso le norme attuali della Chiesa le consentono, ma tu hai appena ricevuto Gesù Cristo nel cuore e ti metti seduto. Non parliamo poi di come si riceve Gesù nella comunione, ma ci mancavano soltanto le restrizioni anche liturgiche della pandemia per andare ulteriormente a implementare quella cosa che a me non è mai piaciuta della comunione in mano, che certamente non è espressione né di adorazione, ma anche insomma di ben poco rispetto nei confronti di Gesù presente
nell'Eucaristia. So che ci sono persone che hanno difficoltà a costarsi l'Eucaristia in questo modo. Per quanto mi riguarda, meritano tutto quanto il rispetto possibile e immaginabile, perché uno certamente, nonostante una cosa sia consentita e poi, per certe scelte adesso anche imposta, se una persona in coscienza non se la sente di fare una cosa di questo genere, non può certamente essere messa al muro o condannata, d'accordo? Per quanto mi riguarda, perché nei confronti del Signore l'adorazione e la buona creanza non sono mai troppe. Quindi è chiaro che se si acquisiscono questi modi, e poi di riflesso, quindi non manca di rispetto anche nei confronti del prossimo. Anche qui ci sarebbe veramente tanti di quei capitoli da aprire, no? E vedremo più avanti che la carità si compiace nella verità. Quindi la verità va d'accordo con la carità. Essere caritatevole non vuol dire essere piacioni, buonisti o dire sempre di sì a tutto e a tutti. Per carità, Gesù non ha già detto quando è sì e quando è no, è no. Il problema è che è sempre possibile però osservare dei modi consoni. Io, per esempio, vedo in giro anche delle manifestazioni, come dire, di dissenso o di protesta dinanzi a cose che stiamo vedendo in questo tempo, che non si possono proprio guardare, insomma, no? Cioè, io penso che tutti dovrebbero essere d'accordo su queste cose, a prescindere dalle scelte che hanno fatto relativamente ad alcune ben note tematiche. Il problema è che quando questo poi degenera in frasari volgari, cioè la volgarità deve essere bandita, cioè io vedo video, leggo tweet, parolacce brutte proprio. No, ma, cioè, mandamenti a quel paese, a destra, offese, insulti. Anche quando tu stessi rivendicando una cosa giusta, per quanto mi riguarda, appena ti esprimi in quel modo, già cali, d'accordo? Cioè, io che sono un sacerdote, per esempio, se volessi starmi a sentire, dico, ma questo sta esprimendo una rimostranza, fammelo sentire, ma mi posso sentire durante un video 40 parolacce? Mi dà fastidio, mi dà. Ma penso che dovrebbe dare fastidio a qualunque figlio di Dio. Dico, è proprio necessario? Cioè, non è, cioè, io conosco persone, guardiamoci intorno, che sono veramente dei gran signori e non sono certamente persone che fanno sconti a nessuno quando si tratta di dire la verità e di lamentarsi delle cose, ma non usano stili così beceri, così balordi, che non è solo mancanza di rispetto verso il prossimo, ma anche verso se stessi. Sporcarsi in quel modo la bocca, la reputazione, l'anima, farsi dire, ma guarda questo quanto è volgare, ma guarda che, ma specialmente qua, quando una donna, se mi si passi, non voglio adesso fare, instaurare questioni, no? Ma cioè la volgarità sulla bocca di una donna a me dà fastidio il doppio, così come la bestemmia sulla bocca di una donna. Pensate a un bambino che sente bestemmiare la mamma. Non si possono vedere proprio certe cose, no? Non si manca di rispetto mai a nessuno. È vero che in certe circostanze è facile, insomma, avere la tentazione di farsi saltare il sistema nervoso, perché certe cose veramente si possono proprio sentire, non si possono proprio vedere, e quindi ti viene la tentazione di farti saltare il sistema nervoso, però cerca di dominartela. Non è bello, non è. Quindi non manca di rispetto. Oh, poi, non cerca il proprio interesse, uzetei ta eautes in greco, non querit quae sua sunt. Oh, lo vogliamo applicare ovviamente soprattutto nei confronti di Dio. Qual è la nostra vita cristiana? Noi perché campiamo? Cerchiamo, San Paolo dice, chi cerchi, i tuoi interessi o gli interessi di Gesù Cristo? Vivi per la tua gloria o per la gloria di Dio? Non cerca il proprio interesse. Mai.
ma cerca gli interessi anzitutto di Domine Dio e la cura e la custodia della sua gloria e dei suoi diritti, per i quali siamo pronti a farci uccidere, se necessario. E non quello che ci fa comodo, che ci fa piacere a noi. E subordinatamente, questo poi varrà anche nei rapporti con il prossimo. Io sto con il prossimo non pensando che cosa me ne viene di buono, che cosa può giovarmi, quale beneficio mi può apportare, quale utilità ne guadagno. Noi non cerchiamo il nostro interesse quando, in maniera perfetta, quando saremo capaci di dire quello che rispose San Giovanni della Croce al nostro Signore. Il suo Signore una volta gli apparve e disse: "Guarda, San Giovanni, Giovanni mio sono proprio contento di te, mi stai proprio servendo alla grande. Dimmi un po', voglio darti una ricompensa. Che cosa vuoi?" Sapete che gli ha risposto San Giovanni della Croce a proposito di non cercare il suo interesse? "Patire ed essere disprezzato per amore tuo. Ecco la ricompensa." Capiamo chi non cerca il proprio interesse. Certo, noi sappiamo che se facciamo i bravi, diciamo così, se diventiamo santi, poi il Signore ci darà un grado di gloria proporzionato ai meriti che abbiamo avuto in questa vita. Questo è vero, eh? Ma nel nostro cuore manco quello. Io ti amo e ti servo e cerco il tuo interesse semplicemente perché tu questo lo meriti e lo strameriti. È un onore già fare questo. Mi vuoi dare la ricompensa o non mi dare la ricompensa? Non porta niente. Se per carità, se me la dai, me la prendo. Ma non è questo. Questa è proprio la vita bella. Te e basta. Pensiamo per esempio, guardate, suggerisco una lettura e un esame di coscienza, di non la carità, nei rapporti tra gli sposi. E gli sposi non, spesso non è che capiscono tanto che la prima coniugazione dell'amore sponsale dovrebbe essere questa, non l'eros. Comunque però non ci vuole niente a coniugarlo. Ma l'agape. Pensiamo se in un rapporto tra marito e moglie facessero a gara nel cercare l'interesse del prossimo, quindi quello che piace a lui o a lei, se è lui o se è lei, d'accordo? Quello che gradisce di più, quello che gli interessa di più, e rinuncio a quello che piace a me per quello che piace a lui, eccetera, eccetera, no? Pensiamo che grandi matrimoni che si vivrebbero. Poi c'è un'altra cosa. Non irritatur u paroxunetai, non si adira. Attenzione, qui non soltanto non si adira, nella verbo greco soprattutto, infatti qui c'è anche la sfumatura. Del provocare. Il provocare, no? Provocare nei confronti di Dio, che cos'è? È tentare Dio, è sfidarlo, no? Se tu sei il figlio di Dio, gettati giù. Se tu esisti, dice qualcuno anche un pochino alterato a Dio, se tu esisti, dimostramelo, fai un miracolo. Se si fa questo nei confronti di nostro Signore, il miracolo non lo vedrai mai, perché il Signore non risponde alle nostre provocazioni, mai. Così come noi non dobbiamo mai rispondere alle provocazioni di nessuno, essere capaci di riconoscerle e non stare mai al gioco dei provocatori. Il primo provocatore è il diavolo, che però generalmente per fare le sue provocazioni si serve delle creature, no? E noi non dobbiamo mai scendere a livello, mai per nessun motivo.
Non si adira, non adirarsi. È possibile non arrabbiarsi mai? Punto interrogativo. Anzitutto col nostro Signore, eh? Quanta gente dice: "Ah, io sono arrabbiata col Signore. Sono arrabbiato perché non mi ha guarito questo, ha mandato questa malattia." D'accordo? Ci si arrabbia con il Signore semplicemente quando o lui non fa le cose che dico io, quindi bisognerebbe cambiare il Padre nostro, no? Non venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, ma venga il tuo regno, sia fatta la mia volontà, dovremmo dire al nostro Signore, perché molta gente questo pensa, cioè Dio funziona se fa esattamente tutto quello che voglio io. Allora sì che sì che funziona. Se non ho, se non mi arrabbio. La carità non si adira. Mai. Dice, è impossibile. E non è vero che è impossibile, perché se andiamo a fare un'interrogazione parlamentare, anche se non è sempre un pochino difficile raggiungerlo, in questo momento, però nei libri delle sue biografie possiamo comunque leggerlo. Al Santo Curato d'Ars, Santo Curato d'Ars confessava candidamente che con 38 anni di vita parrocchiera non si era arrabbiato mai. Mai? Quindi è possibile campare senza arrabbiarsi? Sì che è possibile. Se l'ha fatto uno, lo possono fare tutti. Dipende dal tasso di carità. Allora, anzitutto è importante imparare a non arrabbiarsi mai. E per nessun motivo con Dio. Quindi, e qual è il principio dell'arrabbiamento? Perché noi ci arrabbiamo? Ecco perché è così importante questa cosa. L'uomo si arrabbia, si irrita ogni volta che la sua volontà viene contristata, mortificata, non viene in qualche modo assecondata. Ah, siccome la quintessenza della santità e della carità consiste non nel fare la mia volontà, ma fare quella di Dio, ecco, nella misura in cui io entro nell'ottica di fare la volontà di Dio, non mi arrabbio più. Perché alla mia volontà io ci rinuncio. E conseguentemente mi arrabbierò più difficilmente con le creature, con le quali ci arrabbiamo lo stesso, quando contrastano, mortificano la nostra volontà. E impareremo anche a vedere, perché questo per esempio in parte, se posso suggerire una chiave di lettura che penso che dovremmo fare, una chiave di lettura anche sulla situazione attuale. Si stanno perpetrando una montagna di barbarità e di indicibilità. Su questo non ci piove. Solo che dobbiamo pensare una cosa. Se il Signore queste cose qui le sta permettendo, potrebbe mettergli fine, ma non gliela mette. Quindi questo perché? Punto interrogativo. Avendo uno sguardo di ampi orizzonti, no? Sapete, c'è molta gente che desidera ardentemente che tutto torni come prima. Bellissimo, per carità. Anch'io desidererei che tutto tornasse come prima. Però dovrebbe tornare tutto come prima, nel senso di poter riavere in pienezza tutti quanti i nostri diritti senza che siano subordinati a nulla. Attenzione però, non per fare le stesse cose. Cioè, le prove e le vicissitudini della vita nell'economia della salvezza hanno sempre come scopo la correzione dell'uomo. Quando Dio permette una prova, una tribolazione, è perché c'è qualcosa che va corretto. Allora, non è un mistero che anche in Italia, che in molti si professino ancora, tra virgolette, cattolici, ma il peccato dilaga, quindi una vita molto lontana da Dio
caratterizza molta parte della popolazione, non soltanto perché la percentuale dei praticanti alla messa domenicale è scesa, ma perché è proprio un guaio, un disastro. Allora, si torna come prima? Sì, ma non allo stesso modo di prima. Quindi, cercando di entrare in un'ottica soprannaturale, di valorizzazione anche di tante sofferenze, valorizzazione certamente, ripeto, in chiave soprannaturale, come occasione di riflessione, di rientrare in noi stessi, di pensare dove sta andando la mia vita, quali erano le mie priorità, eccetera, 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 no? Ancora, non, allora, qui attenzione alle traduzioni. C'è un'identità di traduzione tra la CEI 74 e la CEI 2008 sull'attributo seguente, che dice: non tiene conto del male ricevuto. Però attenzione che in greco, e nemmeno nella Vulgata, non si dice questo. Non si dice, non si tratta di tenere conto del male ricevuto. In greco è u logizetai to kakon. Significa uno che, l'ego significa dire, ma significa anche pensare, uno che non pensa in male, non pensa male. Infatti in latino il buon San Girolamo nella Vulgata ha tradotto non cogitat malum. Perché non tiene conto del male ricevuto, noi non potremmo, come dire, mai, cioè, dice, quale male possiamo ricevere da Dio? Ma pensare male di Dio, urca se possiamo. Tutti pensano male di Dio. Oggi, tutti, 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 non proprio tutti, no? Tutti si dice in senso iperbolico, nel senso che molti, non proprio tutti, ma molti, no? Non è un mistero che qualche cantautore, insomma, degli anni passati voleva addirittura mettere Dio sotto processo, insomma, no? Perché non avrebbe fatta una dritta, secondo qualcuno. Non pensa in male. Non pensa male. Domanda: noi che cosa pensiamo di Dio? Siamo capaci di dire: ti benedico, Signore, per tutto. Ti rendo grazie di tutto e per sempre. E ti benedico in ogni tempo, nel tempo prospero. Ti benedico anche in questo tempo. E ti benedico non nonostante tutto quello che sta succedendo, ma per quello che sta succedendo, perché è un'occasione di grande santificazione per me, di grande prova, anche di prova di fede, di abbandono, di pazienza. Ecco. La carità non pensa male, non pensa che Dio si sbaglia, non pensa che Dio non ha tutto sotto controllo, non pensa che Dio faccia qualcosa di non consono, o permetta qualcosa che non sia opportuno, non lo fa mai. Ed ecco perché chi ha la carità non pensa male del prossimo, peccato quasi mai confessato. Pensare male, che generalmente si traduce nel giudicare, vuol dire attribuire intenzioni cattive all'operato del prossimo. Questa è una cosa frequentissima. Oppure pensare male di una persona, quindi giudicarla negativamente sulla base di dati del tutto superficiali, di una conoscenza del tutto superficiale, o peggio ancora, per sentito dire. Io conosco più di qualche sacerdote che ne sa qualcosa di questo, no? Un po' malfamato e non sempre per peccati o scandali, ma per magari, cosa che oggi capita qualche volta e non e neanche troppo di rado, perché magari un po' troppo rigido, vogliamo dire, rigoroso, attento. Chi ha questi stili oggi non è benvenuto all'interno del consorzio sociale ed anche per quello che c'è rimasto ecclesiale. È capace che si becca poi una nomea che
che lo precede nei posti dove si reca e che quindi quando questo poveraccio si reca in qualche posto nuovo, la gente lo ha già completamente stigmatizzato, giudicato e condannato. È come se uno cominciasse un campionato di calcio con 50 punti di penalizzazione senza aver fatto niente. Però si deve togliere di dosso quei 50 punti di penalizzazione senza aver fatto niente. Ora, pecca chi diffonde cattiverie e maldicenze, ma pecca anche chi li ascolta, chi li accoglie e chi le dà per buone. Noi non possiamo pensare male, non dobbiamo accettare assolutamente una cattiva testimonianza su una persona senza che abbiamo potuto fare di persona uno screening, una valutazione. Noi non possiamo fare una condanna per sentito dire. Non si può. Non cogitat malum, ulo vincitae toca con, quindi non tiene conto del mai ricevuto, è una tradizione, una traduzione un po' azzardata, insomma, no? Oh. E poi uchairei epite adikie, te adikia, quindi non gode dell'ingiustizia, undicesimo, ma si rallegra della verità. Bellissima questa cosa qui. L'ingiustizia non può mai essere fonte, mai e in nessun caso di gioia, mai. Attenzione che l'ingiustizia, qui teniamo sempre presente i rapporti, l'ingiustizia nella Sacra Scrittura, adikia in greco, è bellissimo, quindi c'è l'alfa privativo, non essere giusti, che significa? È non essere santi, non gode mai in nessun modo della minima disobbedienza a Dio e alla sua legge, né che la veda in sé, né tantomeno che la veda fuori di sé. Non solo che non gode, ma piange l'ingiustizia. Tra qualche domenica sentiremo il bellissimo Vangelo delle Beatitudini secondo Luca. No? Beati quelli che sono nel pianto, dirà a un certo punto. Non sono i piagnoni, perché i piagnoni e i depressi non sono certamente beati, sono da compiangere, ma sono quelli che piangono di santa ragione, potremmo dire, o per soprannaturali motivazioni. Una è questa, piangere l'ingiustizia, cioè piangere i peccati miei, quelli che ho commesso, e piangere i peccati che vedo fare, i peccati del mondo. Altro che godere dell'ingiustizia. E quindi la carità, ma mai e poi mai, accetterà un godimento che è frutto dell'ingiustizia. E siccome molti godimenti, specialmente oggi molto in auge, sono peccati mortali, la carità, ma manco morta, farà una cosa del genere. Ma si rallegra della verità. Quindi, mai offendere Dio. Oh, e sempre aperti, accoglienti, ricercatori della verità, dinanzi alla quale non si fa mai nessuno sconto, eh. Nessuno metta mai in contrasto la verità con la carità, perché la verità e la carità sono due sorelle gemelle. Padre Pio diceva: la prima opera della carità è la verità. Nei rapporti con Dio, quindi un'accoglienza, un'apertura piena all'accoglienza della verità che Dio ci rivela di sé, su di sé, su ciò che è vero, su ciò che è bene. E quindi anche una profonda verità nei confronti della sua difesa davanti a tutto e a tutti, cioè sulla verità non si fanno sconti di nessun tipo, e non si scende a compromessi, non è possibile farlo. I modi, l'abbiamo già visto, devono essere sempre consoni e rispettosi, ma sui principi io mi faccio ammazzare. E non si cede di un millimetro, non si transige. E questa è un'opera della carità.
non dell'essere rigido, dell'essere integralista o dell'essere talebani, tutte quante le stupidaggini che vengono poi dette a chi federa la verità, non transige su alcune cose essenziali. Ecco, e infine, siamo arrivati quasi alla fine, l'ultimo attributo, che è il dodicesimo, ha quattro caratteristiche. Tutto, allora, la traduzione del 74 diceva tutto copre, adesso è tutto scusa, ma è un po' meglio tutto copre, perché stego in verbo, in greco, stego significa o coprire o sopportare, ma siccome poi c'è panta iupomene, che iupomene è sopportare proprio ancora in senso più stretto, sarebbe da dire tutto copre. Scusa è già un'interpretazione, scusa è coperto dal copre, ma copre è un pochino più ampio. Poi tutto crede, tutto spera, tutto sopporta la carità. Allora, tutto copre. Appunto, proprio coprire. In latino è omnia suffert. San Girolamo ha dato una sfumatura maggiormente, appunto, polarizzata già qui sulla sopportazione. Allora, detto in altre parole, dal Signore ci prendiamo tutto, d'accordo? Senza lamentarci. E dal prossimo pure, senza lamentarci, se stiamo nella carità, ecco, tradotto proprio in termini un po' più comprensibili. Ah, poi tutto crede. Le cose che sono da credere e la confidenza e l'abbandono in Dio non hanno limiti. La speranza, tutte le cose che sono oggetto di speranza sono assolutamente tutte sperate, tutto spera, quindi per carità. Quindi addirittura fino al limite dello sperare contro ogni speranza che caratterizzò i gesti eroici di Abramo. E infine, in latino è omnia sustinet, d'accordo? In greco è panta iupomenei. Ecco che anche qui è una grande capacità di soffrire, nel senso di sopportare, stando al di sotto, però qui c'è proprio l'aspetto della perseveranza, quindi anche il sustine significa sostenere, cioè non è un fatto momentaneo, ma è una capacità di resistenza, ecco, diciamo così, all'incalzare e al perdurare della situazione di prova o di sofferenza. Per far capire, facciamo un'applicazione anche alla carità fraterna. Un matrimonio sbagliato. Che facciamo? Divorziamo? Ci separiamo? O facciamo caritas omnia sustinet, panta iupomenei? Qua mica per un giorno me la devo sopportare, mica per due, per tutta la vita. Dove la vado a prendere sta forza? Se c'è la carità, la prendi e la trovi. Ah, se non c'è la carità, non la prendi e non la trovi. Bene, con questo abbiamo finito gli 12 attributi della carità e penso che sia il caso che finiamo anche questa, speriamo, gradevole conversazione, perché sì, abbiamo ampiamente raggiunto il tempo massimo. La prossima volta vediamo la conclusione, ecco, dell'Inno alla Carità, quindi con le ultime considerazioni di San Paolo, e poi cominciamo a vedere in dettaglio come si struttura proprio sistematicamente la virtù teologale della carità. Quindi appuntamento alla prossima, e che Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga.